Sì, non era male questa come batteria, era un po' sì, era più dura. Dovrebbe aver fatto anche lo stagionale almeno 23-47. Potrebbe 23-16. Dovrebbe sì o con quantomeno sì, lì vicino. Nicola Vizzoni, 75 metri da fare o andarci più vicino possibile per il capitano azzurro, che non ci va proprio così vicino. No. Appena sopra è la pettuccina dei 70 metri. 23-27 Marzia. Primato stagionale per lei. Rispetto alle altre mi era parsa, però qui c'erano buoni valori complessivi nella quarta batteria. Davanti all'altra russa, che veramente sono un disastro queste russe. Ekaterina Renjina però col 23-33 sarà, è un attrezzo estremamente pericoloso, tant'è che ha una classifica a parte, non entra nella Diamond League. C'è anche chi si lamenta del terreno, che spesso è il campo da calcio rovinato. Oltretutto questi lanci si fanno e dai che ci siamo, dai, questa c'è. Questo è proprio questo buono. C'è. Questo è un bel 74 abbondante. E lui lo sa, questo dovrebbe consentire. No, questo è a posto, può andare anche all'albergo. Sì, ma l'aritmetica ancora non lo dice, aspetta un attimo. Fallo rimanere fra noi, va? Dovrebbe sì, deve essere tranquillamente qualificato, ma non ancora per l'aritmetica. Bene, dai Nicola. Lo sente subito. L'ennesima finale della sua vita. Ne ha fatte tante. 74 e 26. Bene così, in totale. È messo bene, bene, settimo, il tredicesimo attualmente, è molto indietro, è a 72-14, più di due metri dietro, e infatti questo sorriso è quello. Arrivo in finale campionato del mondo. Sì. Nicola Vizzoni, decimo a 74-26, basta poco, bastano 11 centimetri per guadagnare una posizione. Questo è meno, bisogna rimanere qua. Non aveva la velocità di quello di prima. 74 e 26 è decima piazza.